questo fatto è particolarmente significativo perché diciamo, il traffico di droga comporta poi anche queste operazioni aggiuntive, scontro tra concorrenti, controllo della piazza, anche con la violenza e in questo caso anche uso di armi, infatti contestato il reato di detenzione e porto illegale di armi finalizzate alla commissione di reati gravi, quali appunto reato di lesioni, tentato omicidio, reati che peraltro sono stati definiti per alcuni degli indagati con procedimenti separati. Lei parlava delle famiglie, dei genitori, un appello alle famiglie, non solo le forze di polizia, la magistratura possono in qualche modo recuperare, diciamo così, la situazione. Ma noi non siamo degli assistenti sociali, ci piacerebbe fare anche questo, utilizzando gli strumenti processuali, però ecco, noi purtroppo abbiamo un compito previsto dalla Costituzione, quello della repressione dei reati, quindi l'esercizio obbligatorio dell'azione penale, però siamo degli uomini e delle donne che operiamo nel settore della giustizia, a noi sta a cuore anche la salvezza della società e la società non si salva se non si utilizzano mezzi straordinari, in primis l'educazione, l'educazione viene dal latino, educere, cioè portare via, portare qualcuno fuori un determinato contesto, in un contesto più bello, più alto. Questo dovrebbe farlo la scuola, ma anche le famiglie. Invece qui vediamo che il contesto sociale e personale è così degradato che finanche le famiglie collaborano a questa attività illecita. Quindi non c'è nessun fattore educativo all'interno della struttura primigenia della società che è appunto la famiglia. Quindi fenomeni di disgregazione e di, come dire, anomia, così si dice, mancanza di qualsiasi regola, di qualsiasi norma della città. Un regime quasi in monopolio, Ciro Marigliano Senior deteneva un po' il controllo della piazza salernitana, tanti giovanissimi però con un forte potere criminale. Beh, in genere quando vi sono queste aggregazioni c'è sempre chi comanda, chi tira le fila di queste organizzazioni. Purtroppo a Salerno non dico che sono sempre gli stessi nomi, le stesse persone, questo ci deve far riflettere, perché l'attività di repressione, di accertamento di repressione da parte delle forze dell'ordine e della magistratura è continua. Non si può dire che siamo con le mani in mano, voi l'avete visto, quante operazioni riguardanti il traffico di droga con arresti numerosi sono state eseguite nella città di Salerno, però il traffico non cessa e questo ci deve far riflettere, forse occorrono altri strumenti per cercare di neutralizzare questa mala bestia che inquina tutta la società e porta i nostri giovani verso approdi che molto spesso sono la morte oppure diciamo, l'impossibilità di qualsiasi recupero familiare, sociale, personale e morale. Un'ultima cosa, c'è una parte della società salernitana, si diceva in conferenza stampa, che porta rispetto, diciamo così, per persone, nei confronti di persone che rispettose non sono. Ecco, guardi, adesso vorrei fare un discorso più generale. Il rispetto tra le persone è una cosa seria. Il rispetto si fonda sulla stima, sull'amicizia, sulla, talvolta anche sulla deferenza, perché si riconoscono i meriti di una persona, ma quando il rispetto viene portato in modo così avulso da qualsiasi merito a persone che non hanno fatto nulla nella loro vita se non il male, portare altre persone verso il male, ecco, ci troviamo di fronte non a una forma di rispetto in senso proprio, ma una forma appunto di degradazione del concetto stesso di rispetto, che poi è un rispetto di tipo mafioso, che è quel cemento che poi favorisce l'omertà e favorisce anche aggregazioni culturali o subculturali che sono la rovina della società. Grazie.